Avete presente quel momento nella vostra vita in cui vi fermate a riflettere e dite: ma chi c***o me l'ha fatto fare? Ecco, questo è esattamente uno di quei momenti. Quando ero a terra pensavo: ma chi c***o me l'ha fatto fare? Ma come mai siamo arrivati a ciò? Ebbene ragazzi, bisogna fare un piccolo passo indietro per raccontarvi bene la storia su come si è arrivati in questa situazione, così riuscite a capire un po' meglio la dinamica di tutto. Voglio raccontare questa cosa ai fan e poi vi spiego cosa facciamo in questo video. Tu non lo sai, ma saranno due video. Vabbè, basta che ti picchio, sia in uno che nell'altro, non c'è problema. Qualche anno fa ero venuto a trovare Dario Morello per fare una sparring intervista. In quello sparring, è successo che ho incrociato con un bel colpo, comunque posso... Tanto questo lo taglio. A me lo devo dire. Porca puttana. Mi viene da me, mi diceva: oh, guarda, tranquillo che siamo stati già da un altro che non ha capito lo scherzo e ci ha massacrato. Io, sai, sono un buono. Ho detto: ma fammi andare piano. Non solo tiravo a vuoto, gli ho ucciso le mosche che aveva vicino, perché... E lui faceva il figo che schivava, sembrava Mayweather misto a Kevin Farmer. A mani basse. Ha avuto anche lo stomaco di tirarmi un pugno veramente, capito? Tagliando poi quando gli ho picchiato, però, perché comunque pure lì... È entrato. Mi ha detto che lui se ne è accorto poi vedendo il video. La paura per la paura era troppo. E ad allora Dario Morello mi fa: guarda, vieni a trovarmi quando vuoi, facciamo tutti i video che vuoi, ma non fare mai più sparring con me, perché se facciamo sparring... No, ma lo devo picchiare, raga, perché purtroppo lui ci ha marciato su sta roba, capito? Ed ecco il motivo per il quale oggi mi trovo nella palestra di Dario Spartan Morello a Bergamo per questa sorta di conto in sospeso, questa sorta di dissing cominciato anni fa che oggi dovrebbe arrivare al suo termine. Quanto è importante il social al giorno del 2023, il social dentro il pugilato, se vuoi fare il professionista? Nel professionismo è tutto, perché il professionismo è un mondo che non è meritocratico, ma è un libero mercato. Automaticamente non conta quanto tu faccia buona la pizza, ma quante persone vengano a comprarla. Quindi automaticamente ti ricorda già qualche parola, un déjà vu, ma perché me l'ero prenotato a casa e continuerò, tu me la fai fare 15. Continueremo così, quindi non è meritocratico, ma è chi vende meglio, la capacità di vendita. E i social, voi non vuoi solo la vetrina del quale vendi la tua carriera, vendi te come atleta, quindi claro. Non, in un mondo ideale la TV fa questo, il social media manager fa questo, è tutto un entourage dietro. Nel mondo... Infatti siamo d'accordo col dire che sei un imprenditore di te stesso, essendo che al giorno d'oggi devi crearti tutto te, non c'è più la televisione come una volta, che andavi sulla Rai, sulla Mediaset in prima serata. Mo il pugilato è in seconda serata, su telecupole. E non sempre, perché c'hanno il torneo di bocce da mandare. E quindi hanno purtroppo dato la parola a quello. Quindi purtroppo è un dato di fatto che dovete crearvi voi comunque la vostra carriera, il vostro personaggio, la vostra carriera e tutto quanto. Non basta salire solo e combattere. Allora, o sali e fai solo KO, allora la gente dice: cazzo, vado a vedere Morello perché butta tutti giù. Oppure, e lo sappiamo tutti che Morello non va male, sto cagando in mano. Jacopo, se succede qualcosa butta la videocamera. Non è che butto, io che scappo. Guarda, vuoi picchiato, scappo comunque, anzi dimmi già dove è le chiavi della macchina, anche la macchina mi prenderei a questo punto. Avete presente la prima volta che uscite con una ragazza che dovete fare il primo appuntamento, che ci avete l'ansia, vi state cagando addosso, ci avete tutta la... Ma noi siamo già usciti. Sì, ma è come se fosse il primo perché è passato tanto tempo. Le farfalle. È passato tanto tempo. Le farfalle nello stomaco. Sì, anche nel fegato tra un po'. E arriviamo finalmente alla resa dei conti, ragazzi. Chissà come andrà a finire questo sparring. Riuscirò di nuovo come l'ultima volta a schivare i colpi di Morello ed entrare con qualcuno dei miei colpi devastanti? E diciamo che vi ho già spoilerato un po' troppo all'inizio di questo video. Però, comunque, buon proseguimento. Oh! Il mancino, bastardo. Ah, come va?
Aspetta, questo stavo rientrando poco. È vero, eh. È vero, ho tirato forte. Questo è quando per 5 anni monti l'unico colpo che non mi hai preso. Devi morire. Va bene così. Bastardo. Questo è il chicken, è il chicken wrap questo? No, no, no. Questo è il chicken liver. Vabbè, tolgo, no? Tolgo. Togli, però, a posto. Siamo a posto. Voi non vi rendete conto, raga, due ore di macchina per vedere questo. Porca miseria, ragazzi. Ma che c***o dice che muore non c'è colpi da KO? Ma sti cretini di I miei 84 kg si sentono. Esci. Non eri così. Ma lo facevo i 66, ma... Maledetto. Dai, che passato. Io ho paura. Poi facciamo film. Manca ancora un minuto, raga. Io esco, Si riparte. Vai, un minuto. Non ne dirò più. Non c'ho paura, raga. Non sapevo che finiva così. No, questo non finiva. Non sapevo che finiva così. Oh. Allora, non pensavo che Dario fosse così forte. No, sto scherzando. La cazzata, sapevo di prendere i botti, io già lo sapevo da casa. Da adesso però vado piano, sono al naso. Le facciamo basta un'altra per... tranquilla? Va bene? Abbiamo capito che, raga, non c'ho il livello di fare professionismo. Se vuoi, faccio... Ah, di kick non ce n'è. Se vuoi fare kick... Guarda, ti blocco, ti... Una bella spazzata. No, ho appena avuto un infortunio. Spettacolare. Ce l'ha la forza. Io pensavo che non ce l'avesse la forza da KO. E invece fa male Morello coi colpi, ragazzi. Il suo patong è molto particolare. La mia patong. Oh, 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 aspetta, com'è da lì? Sì. Quanto cazzo manca? Manca, come? Che faccio? Dai, però non ti preoccupare, mancano 3 minuti. Chi sono? L'uomo campo. L'uomo. Il talentesimo, raga. Ah, un rettangolo. Rettangolo, il talentesimo, di porco. Ho capito la mano, la mano. Dove sta malissimo?
Lo butto giù. Lo so già. Ah, là non c'è il fegato, dai. Là non c'è il fegato. Aspetta che vengo un po' più vicino, ora si vede il fegato. Il montante alla messicana. Fino a... 5 viso, 5 fegato. Wow! Stop! Mamma mia! Che poi lui non è male, è rumeno, ma non è male. No, non è male niente male. No, no. È solo che gli piace il Mac. Il chicken McWrap vi ha fottuto, voglio. L'ho sentito sulle mani. Sentito, era palpabile. Questo proprio è pollo croccante, sai, era la variante. Lo senti mi scappare. Aspetta, ma c'era anche il bacon. Allora ragazzi, è una cosa particolare, per me la mia esperienza di sparring finisce qua. Nella vita proprio. Nella vita. Che cazzo mi ha fatto fare di far pugilare? Sei un pazzo. Io non voglio far bugia. È incredibile a livello psicologico quanto la testa possa influenzare comunque anche quello che fai. Cioè, nel senso, in palestra da me non faccio così schifo. Portare i colpi, almeno portarli. Invece non qua c'è, non c'è neanche, non c'è anche il Dariello Morello davanti, esatto. Però. Esattamente, giusto. Fai però... verso alle bionde di 20 kg e mezzo bagnate. Hai detto che non avevi solo MILF, scusami. Certo, ma sopra i 60 kg. A me piacciono così, quindi. Ricominciamo. A livello psicologico tanto. Ti è mai capitato sul ring di salire sul ring? Conosci qualche pugile? Allora. Che già sai comunque com'è. E tu, nonostante sai le tue qualità e tutte le, diciamo, i tuoi assi nella manica, le tue potenzialità, magari che a livello psicologico non hai fatto quello che riesci a fare di solito e dopo ci hai pensato. Come tutti, penso che nelle giornate no, nella carriera, nello sparring, nei match, siano capitato a tutti. Quindi è indubbio questo. Chiaro. Non mi è mai capitato però, perché di natura io sono un cazzimmoso. Quelli del sud capiranno il mio slang. Però non c'è l'ansia da prestazione. Zero. No, anzi, mi esalto. Neanche... No, soprattutto lì. Lì soprattutto... One shot, one kill. Nel mio modo di vedere le cose mi esalta sapere che okay, c'ho di fronte uno. È capitato che sono stato umiliato, sì, da dilettante. Io mi ricordo quando ho combattuto con un kazako, non mi ricordo, aveva appena vinto le Olimpiadi a 69 kg. Lì davvero, credimi, c'erano le score machine, okay, persi 28-4. Cioè io ancora ad oggi devo capire dove arrivavano i cazzotti questi qua. C'è una cosa assurda, lunghissimo. Bim, bim, bim. Un dentro fuori continuo, io ho tirato 4 pugni. Mamma, in tutti e 4 i pugni lui ha rischiato di morire, però, perché c'era dentro tanta di quella frustrazione. Era quel colpo, no. Non ti arriva, ma se ti arriva. Comunque se è che all'epoca i video in 4K non c'erano, ma okay, se zoomavi sulla mia faccia vedevi le lacrime. Cioè lì non ci ho capito un cazzo. Di rabbia, di umiliazione. Cioè, cosa, quindi capita di non dare quello che sei sul ring. Mi è capitato però, per fortuna, tra virgolette, più per merito degli altri che per, okay, merito mio. Per me restando che l'impatto mentale, soprattutto quando fai con Dario Morello, fa tanto. Al di là, dico, io noto delle cose, quando devo fare con qualche professionista, parto già scoraggiato. Parto già con quella roba di dire, tanto, che cazzo faccio? Sì. Cioè, quindi, non riesco neanche ad espormi di più a... Mi chiudo tanto, tendevo a chiudermi tanto, quando in realtà a me piace scambiare i colpi. Cioè, per dire, io se devo scambiare con qualcuno, cioè mi piace proprio prendere i colpi in faccia. Solo che vedevo che non ti arrivavo. Ma cioè, quella non è ti una arriva. Sensazione che prova di infondere io. Cioè, nel senso, io non sono il più veloce, il più forte. Ok. È nella cagata pure che vedo tutti i colpi. In realtà, okay, trovo il modo di camuffare con delle movenze, ma non vedo un cazzo. La persona meno reattiva di questo mondo. Tu sei il pugile meno talentuoso della storia, no, come talento. In realtà no, cioè, io direi il contrario. Direi sei uno dei più tecnici in Italia, ne stavamo parlando anche con Lusci. Sì. Secondo me uno dei più tecnici in Italia. E c'è una cosa, che fai delle robe comunque che non insegnano in palestra. No. Unconventional fighting. Anortodox. Di anortodox, ha un ottimo pressing di gambe. Cioè, ti fa sentire, ti fa sembrare, sì, di essere in pressing quando in realtà, sì, è solo una. Sta roba l'ho presa da. Io sono davvero un c***o di nerd.
La verità è questa, perché prima di essere un atleta sono un appassionato di sto sport, perché a me piace. Io conosco pugili che non hanno fatto niente nella loro carriera, certo. Ma li vedo perché boxerecco tutti i giorni come uno scemo, gente a caso, mi guardo i video su YouTube, mi seguo. Quindi quando guardi, secondo me, guardi sempre con occhio critico, perché ormai non riesco più a guardare un match per divertirmi. Io lo guardo sempre pensando, cosa posso rubare a questo qua? Cosa posso riprovare? Io faccio lo stesso tipo con i video, cioè quando guardo tipo gli youtuber americani, guardo solo, non guardo il contenuto che porta, i format, guardo il coso e dico, che bella inquadratura, certo, che fa, minchia, certo, che... Ecco, questa è un'ottima cosa, vuol dire che ti stai calando proprio nella parte, vuol dire che ti sei proprio calato nella cosa della... Questo modo di fare, di vedere il pugilato, mi ha sempre fatto non voler bene anche dai maestri, perché quello mi diceva una cosa e io provavo tutt'altro. È vero. Considera, mio padre è stato il mio allenatore, tuttora collaboriamo, ma è una collaborazione della serie, viene da vedere i guanti, ti mando i guanti, secondo te, cioè non ti voglio là, perché devo tu... fare io... Dico io sulla guardia, fuori dalle corde. Bravissimo, sono bravo a fare le corde, sono bravo. Quindi capito, io mi vedo molto, e secondo me è una mentalità che può far crescere, come hai detto tu, in ogni settore. Certo. Bruce Lee cosa faceva? Studiava tutti gli sport a combattimento, gli stili, il modo di colpire, il modo di allenarsi. Io mi vedo molto creato in quello. Lui, infatti, è diventata famosa proprio per quello, ha preso un po' di tutto. Secondo me, se sei intelligente, riesci a trovare quello che... Lui ha detto, Jacopo ha detto prima, delle gambe. Sì. Io quella roba lì è una cosa che mi ha fatto sempre impazzire, dei sovietici, stralarghi. Infatti io quando mi mettevo la cordina perché allargavo troppo, ma che c***o dici? Ma io sto benissimo così. Cioè io combatto certe volte, faccio di quelle cose. Frate Sapiev 28-4 combatteva così. Vai. Ho ragione io che stavo chiuso, o lui che ancora devo capire da dove arrivano i cazzotti in testa. Per tirare le somme, possiamo dire che in alcune palestre il metodo è rimasto talmente indietro che ci sono ancora quei falsi miti della quando si via dalle corde. Perché nessuno insegna a lavorare le corde? I migliori pugili al mondo, come Floyd Mayweather, lavorava solo sulle corde praticamente. Era alle corde che lui schivava tutto ed entrava. La domanda però è, questi che dovrebbero insegnarlo, sanno come funziona? Perché... È quello che dico, capito? È vero che se ti dicono fuori dalle corde perché non sanno insegnarti a usare le corde, giusto? Lo dico male. Assolutamente sì. Nessuno, cioè 20 anni fa l'allenatore di calcio faceva degli schemi. Parlo il calcese così capiscono tutti. Adesso, ti faccio un esempio, non si gioca più col libero a calcio. Non so cos'è, me l'ho sentito. Perché? Perché è cambiato il gioco del calcio. Mo' mi devi spiegare perché l'allenatore che allenava Minchillo nel 1700 avanti Cristo dovrebbe insegnarti una box efficace oggi, che stiamo parlando di una box che è completamente cambiata. Chiaro. Tecnicamente su tutti forti, fisicamente su tutti 7 categorie in più. E capiterà che magari tu sei uno che non può tagliare così tanto, quindi devi trovare il modo per combattere nella tua categoria ed essere competitivo. Se io, allenatore, non concepisco nemmeno queste problematiche, come posso darti delle soluzioni? Il problema è il limite che si autoimpongono. Faccio così perché è sempre stato così, quello ci ha vinto i mondiali. Quando? Guarda, mi viene in mente, come hai detto te prima, anche la questione delle gambe. Floyd Mayweather era così. Sì. Era così. Non gli puoi dire con quel... Giusto? Dobbiamo parlare di polimalignaggi. Che era, esatto, era impressionante. Era in split. Era, faceva. Metteva il gonnellino, non il pantaloncino, perché sennò era piccola. Lo rompeva in mezzo. Pieno. Esatto. E noi comunque siamo in Italia, dove ancora ti stanno correggendo il gancio all'americana, che non si può tirare in certe palestre. È successo. Lo assolutamente. Non ho mai, che non puoi tirare il gancio, no, perché non va bene, va bene solo la corta. Oh. Io non riesco. Se io lo tiro così il gancio, sono una pippa, io non so. No, dai. Però tiro il gancio. Fai così. Meno cagare di quello che in realtà serve. Io mi spacco, io c'ho un problema, mi parte la spalla. Se lo tiro così. Così no. Sì. Eppure in certe palestre mi sono fatto male perché mi dicevano. Ma perché poi si fanno pure. Non so se l'avete mai sentito, soprattutto nella box dilettantistica, tu l'avrai sentito sicuramente mille volte. Giralo perché l'arbitro te lo ti richiama. Esatto. Io infatti in palestra continuo a dirlo, perché purtroppo viviamo di questa cosa qua. Però per dirti, no? Una cavolata. Un conto è che effettivamente da dilettante bloccano sempre, no? Quindi praticamente metti sto gancio, no? Magari sei nella foga, ti entra così. Sì. Ci sta. È uno schiaffo, non si può.
Fermo restando che a livello internazionale, io da dilettante, io il dilettante l'ho fatto anche ad altri livelli in ambito internazionale, voglio per bloccare, lo devi dare un calcio alle palle. Mi dai un calcio alle palle e dici, oh, non farlo più, Perché no, non bloccano mai. Questa roba qua non esiste. Ma secondariamente è che se poi però effettivamente ti rilascia amarrata e lo pigli con l'avambraccio, non è che il gancio all'americano, certo, che li chiamano, sei tu, certo, che sei uno stronzo. Ti voglio dire, no, non avere più paura, non ti voglio picchiare più, c'è il trauma. No, ormai lo so. C'è il problema, ragazzi, c'è sempre para, perché stanotte col cuscino dormo così. Dormirò così. Sembra che qua il livello è tutto dilettantissimo, sembra che ti insegnano il pugilato dilettantissimo nella palestra e basta. Ma lo è. Perché la gente aspira a fare le ad andare in nazionale, sì, non aspira a fare il professionista. Ma perché, raga, il professionista è una vita proprio di merda in Italia, perché di professionista non ha niente. Io ero più professionista quando ero dilettante, ero stipendiato alla nazionale, gruppo, chiaro, sportivo. Io facevo quello nella vita, mi allenavo 3 volte al giorno, vivevo da Assisi, una vita di merda, raga, sì, perché è una vita di merda, Assisi, so ateo, Assisi, San Francesco, io che sono il demonio, cioè potevo Capretti per cioè, ecco la parola unorthodox fighter. Cominciava, prima ha combattuto con tutte le madonne, esatto, e poi alla fine e poi il pugile, cioè, per dire, sei molto professionista là, ti fai male, sei seguito da specialisti, cioè, raga, a me ha iniziato a seguire un doc, ha iniziato a seguire un fisioterapista, perché ormai sono arrivato ad avere un minimo di nome, è brutto da dire, ma il mio nome è aumentato non in funzione di quello che ho vinto, ma in funzione delle collaborazioni con gente come te. No, tu sei scarso, tu usi me per fare i numeri, io invece uso i tuoi colleghi per aiutarmi. No, non è vero, però, ritornando anche al discorso di prima, non solo violenza, è un punto di professionista, pure psicologica, pure le marchette, capito? Se non marchetti sei zero. Perché? Perché non hai un assistente. Tu sei uno molto social, infatti. Ma io personalmente, uno, sono un maniaco dell'attenzione, cioè a me mi piace catalizzare l'attenzione su di me, è per questo che mi metterò nudo su OnlyFans. Io c'ho un contenuto che voglio vedere più ricorrente tra i tuoi post. La posta del cuore di Dario. Voglio la gente non la sta posta bene. Del cuore di Dario è spettacolare, in cui fa le domande ad un pugile professionista come baccagliare, cosa fare con la ragazza, dove portare la ragazza. No, ma è bellissimo. La mia amica si può trasformare in bellissimo, perché evidentemente do la sensazione. Mi insegnano anche questo. Ma io devo dare la sensazione, mi vendo così bene. Io sono ubriatore, perché difendo la mia pizza di merda a 16 anni. Mi vendo così bene che sono convinto che trovo pure tanto. Ragazzi, non è così. No, è negativo. Non è così. Grazie amore che ancora me la dai. Cioè, non è la fine, capito? Non è così. No, però sì. Content. Però lo usi tanto, lo usi bene, se non ti posso te lo usa bene, ad esempio. Devi fidelizzare, cioè devi dare un motivo alle persone per seguirti. E appurato il fatto che il pugilato interessa lì, bisogna essere anche qualcosa in più. Io ho fatto sto discorso una volta, mi sembra con Scatizio, non mi ricordo con chi, del perché la gente dorme, perché tanti, allora i pugili si lamentano molte volte, e però voi non venite a vedere i match di pugilato. Oggettivamente io sono uno di quelli che a guardare i match di pugilato seguo te, Zucco e Lusci, perché comunque sono sempre là, ma tutti gli altri match no, mi annoiano. E lo so, è brutto da dire, lo so. No, no, la verità. Per uno che porta i contenuti sugli sport da combattimento, ragazzi, se vi devo dire sta roba qua, è brutto, ma io guardo tutta roba americana. Guardo Morello che mi fa le scenate, che si siede sul coso, sulle corde, che si mette a giocare. Guardo Zucco che vince per KO, guardo Jacopo per le entrate. Per i cappelli, hai i cappelli più per belli. Il cappello messicano. Quel cappello è fantastico, vabbè. Quello arriva dal Messico. Guarda, io lo voglio. Quello arriva dal Messico. Però è proprio quello, guardo tutti gli altri match, a me mi hanno, cioè io perché devo pagare per una cosa che vado là e mi vedo 10 riprese di via dalle corde, mena, vai adesso. Però qui io voglio dirti una cosa, che non so se volevi farla nel video dopo, ma io la dico adesso. Che non è una questione del pugile questo è colpa, la non interessantezza di